Ciao ragazzuoli, qui ZW Jackson e benvenuti nel mio canale. Quest'oggi siamo tornati con i miti di FIFA. Ebbene sì ragazzi, anche col gesso siamo con i miti di FIFA. Quest'oggi siamo con un mito che ragazzi ho dovuto prendere dai vostri commenti, perché ho detto col gesso non posso giocare alla play, cosa posso fare? E quindi ho preso questo mito qua. Praticamente mi avete detto di creare un giocatore e provare a farlo con il minor overall possibile. Quindi ho deciso di creare appunto questo giocatore con il minor overall possibile e poi di far simulare comunque una stagione per vedere a quanto poteva crescere. Vi ricordo subito di passare in descrizione, trovate Instagram e Facebook, e soprattutto andare a dare un'occhiata al profilo Facebook Davide Costa, che vende magliette, comunque anche questo qua in descrizione. E vi ricordo che per un codice sconto del 10% dovete trovare l'alieno che nasconde qualche parte e inviarlo, farlo screen e inviarlo appunto a quel profilo lì, Davide Costa, link in descrizione. Comunque ragazzi, come detto appunto, dobbiamo andare a creare questo giocatore. Ho aumentato perché appunto, ragazzi, giocavo solo con la sinistra, tanto che la destra non la posso usare, quindi per scrivere ciao ci mettevo tipo 5 minuti solo per scrivere ZWJ. A parte questo ragazzi, avete visto gli ultimi video che sto facendo? Oltre ai miti di FIFA ho deciso di iniziare altre serie, dato che il The Journey 2.0 l'abbiamo dovuto stoppare proprio per impossibilità di giocare alla play. Abbiamo ripreso la serie dei vostri glitch. Per chi non l'avesse vista ragazzi, alla fine di questo video vi lascio il quadratino per andare a vederla, quindi tranquilli. E praticamente che cosa consiste quella serie lì? Creare praticamente una compilation di tutti i vostri glitch che appunto vi succedono o sulla carriera o su foot, da qualsiasi parte. Comunque, restando ancora a tema miti di FIFA, qua come potete vedere stiamo portando tutte le statistiche a 1, quindi tutto con 1. Poi il giocatore qua, vabbè, l'abbiamo creato del Real Madrid appunto per far vedere comunque in un club grande quanto successo potrebbe ottenere questo giocatore. Ragazzi, vi stavo dicendo dei glitch che appunto fate le foto, ma fate soprattutto delle belle foto che si possono vedere nei video, e mandatemele anche queste su Instagram. Mi dovete seguire su Instagram perché pubblico un sacco di storie, oppure su Facebook. Io in tutti e due i casi cercherò sempre di rispondere e di prendervi appunto in causa, proprio perché voglio avere un contatto molto diretto con voi. Ultimamente poi stanno succedendo un sacco di polemiche eccetera, del tipo che mi sto montando la testa, ma ragazzi spero che non tutti voi pensino questo di me, perché è proprio quello che non vorrei farvi pensare. Vorrei avere un rapporto. Vi ho sempre detto che non bisogna idolatrare, figuratevi se mi metto a montare la testa per che cosa. Poi ragazzi, non ne ho proprio il bisogno e né il motivo per farlo, ma ragazzi lasciamo stare le critiche e come potete vedere stiamo facendo il giocatore tutto a 1. Poi vabbè, adesso qua mi parte un po' l'ignoranza e decido di farlo un po' con le sembianze strane. Infatti guardate, gli metto tipo dei capelli, che all'inizio volevo mettergli questi qua con le treccine, poi ho detto no dai, proviamo questo qua, ci sta. Questo qua però è il top ragazzi, perché dreadlock, giuro, sono troppo belli. E Renato Sanchez, giuro, lo amo, cioè mi piace giocare con Renato Sanchez solo per i capelli. E poi boh, ho deciso di mettergli anche questa barbetta, ma vi sembrava completo? No, non mi sembrava completo neanche a me. Allora ho detto boh, facciamo tipo platino, George Clooney coi dread. Ragazzi, a parte questo, vorrei un sostegno incredibile per la serie, per i miti di FIFA, che pure col gesso sono tornati. Quindi riusciamo ad arrivare a 4000 mi piace e giuro che vi proverò a portare un altro mito di FIFA. Ovviamente lasciatemelo voi qua sotto, fatemi sapere in descrizione quali altri miti di FIFA vorreste. Comunque, come potete vedere adesso siamo andati nella nuova carriera, siamo andati a creare una nuova carriera. Andiamo a cercare il Real Madrid, ovviamente in Spagna, e poi dovremo fare un passaggio molto importante perché altrimenti il giocatore non c'è. Allora, come potete vedere qua, vabbè, metto campione ma non cambia nulla. E come potete vedere non bisogna fare scariche recenti ma personalizzate attuali, così che i giocatori creati restino appunto nelle squadre. Qua ragazzi siamo proprio in carriera,
abbiamo accettato il torneo anche se sappiamo benissimo che non succederà. Ragazzi, la domanda del giorno è questa, ma è molto importante perché dovete rispondere adesso in questo istante. Intanto che vi faccio vedere un po' il giocatore e guardate un po' quanto è proprio tutto uno. Guardate, Jay, uno di overall con tutto uno, ragazzi. Comunque, allora, la domanda di oggi è: cosa succederà quando simuleremo appunto una stagione intera con questo giocatore qua titolare? Vi faccio un'altra domanda nella domanda: riuscirà secondo voi ad arrivare a un buon overall già all'inizio? Fatemelo sapere. Comunque ragazzi, guardate, uno, tutto uno, vale 1300 euro, cioè che se io mettessi da parte un po' i soldi riuscirei pure a comprarmelo. Cioè, mi prendo sto giocatore, dico, faccio un acquisto del Real Madrid, me lo tengo per giocare a calcetto. Vabbè che dovrebbe essere scarsissimo in teoria perché uno di oro. Comunque lo mettiamo titolare al posto di Benzema. Ragazzi, come fare adesso a simulare una stagione intera? È facilissimo, basta andare su calendario e appunto andare a cliccare sull'ultimo giorno, ossia il 30 giugno o il 31 giugno, e poi lasciar scorrere tutto quanto, un po' quello che faccio per le rose nel 2030, che ragazzi vi ricordo che stanno per uscire, quindi altre serie stanno arrivando nel canale, quindi iscrivetevi mi raccomando per non perdere gli altri video. Comunque guardate, siamo appunto alla fine. Siete ancora in tempo per rispondere alla domanda del giorno. Mi raccomando, in tanti a rispondere alla domanda del giorno. E ragazzi, dai, sono stracurioso perché veramente andiamo a vedere. Oh, vedo che l'overall è cresciuto. È diventato 18, quindi più 17 di overall. Ma mamma mia, 17 di overall, è tantissimo. Andiamo a vedere un po' però quanto ha giocato. Vabbè, non ha mai giocato, però guardate quanto sta crescendo, c'è addirittura più 29 in precisione colpi di testa, è cresciuto veramente tantissimo, ma tantissimo. Io sono curioso addirittura di fare degli allenamenti, quindi proviamo a fare gli allenamenti e vediamo con un singolo allenamento. Ricordiamo che simulando tutti gli allenamenti non possono, cioè non sono fatti se si simula, quindi proviamo un attimino ad allenarlo e a vedere se con una stagione piena di allenamenti, facendolo giocare ogni tanto, eccetera, questo giocatore potrebbe crescere molto di più. Comunque, dato che io non posso, ragazzi, vi invito a fare un video e appunto pubblicarlo su YouTube con l'hashtag ZVTeam e appunto fare una partita con un giocatore con overall 1, che poi magari io inserirò in qualche video, perché io purtroppo non posso farlo. Quindi mi raccomando, fate il video, hashtag ZVTeam, io li guardo, ragazzi, state sicuri che io guardo tutto. E intanto qua guardate l'allenamento, cioè con un solo allenamento, con appunto 5 cose allenate, guardate, già cresce, diventa 19. E non solo, cresce addirittura di 2 con un solo allenamento, cioè veramente una cosa bellissima. Tempo una stagione, se ben allenato, questo giocatore potrebbe arrivare benissimo a 60, se gioca anche arriva tipo a 65, secondo me è così. Secondo voi avete preso la domanda del giorno? La risposta era abbastanza facile, ossia che cresce di tantissimo, ossia di ben 17, ragazzi, e appunto senza giocare, quindi figuratevi se il Real Madrid lo avesse fatto giocare anche almeno 10 partite. Comunque vi ricordo di lasciare un bel mi piace, per gli iscritti di cliccare sulla campanella per non perdervi gli altri video, e da ZV Jackson è tutto, ci vediamo domani con un nuovissimo video, se riesco, perché col gesto, ragazzi, mi viene un po' difficile. Ciao!